Fabio Barzanti correrà da solo alle prossime elezioni comunali di Lucca. Il consigliere comunale di Difendere Lucca ha rotto gli indugi questa mattina, 14 aprile, ufficializzando la propria candidatura a sindaco al Caffè Santa Zita in Piazza San Frediano. Barzanti attacca il centrodestra locale e lancia la sfida al candidato di centrosinistra, Francesco Raspini. Il centrodestra ha scelto di non fare il centrodestra, ha scelto di andare a perdere, per mancanza in realtà anche di una visione alternativa realmente a questa amministrazione, ha scelto di andare a perdere. Noi non vogliamo perdere, noi abbiamo contrastato l'assessore da 8 anni, Raspini, in Consiglio Comunale, lo vogliamo contrastare in questa campagna elettorale e vogliamo proporre una città diversa. Il consigliere di Difendere Lucca boccia senza giri di parole il candidato uscito dal tavolo di centrodestra, Mario Pardini. Si è ripescato dopo mesi il candidato che era portato a quel tavolo da una forza su 6. Capite che non vi è rappresentatività, non vi è nella città, non vi è in quella che è la dirigenza locale, vi è solamente dal nazionale. Ma dal nazionale perché? Perché a 2 mesi dal voto non sapevano chi fare come candidato sindaco. Barzanti sarà appoggiato da 3 liste. Alla presentazione, infatti, erano presenti anche Mia Pisano, già garante dei detenuti per il comune di Lucca, Ivan Della Valle, ed Enrico Cesari, di recente uscito dalla Lega, rispettivamente in rappresentanza di Difendere Lucca, Italexit e Centrodestra per Barzanti.